Bella a tutti ragazzi, qui dal vostro Daniel Street, siamo tornati su Victoria 3 e la nostra Francia. È il 1° luglio 1836. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Siamo praticamente in guerra. Perché? Vediamo, gioco diplomatico. Allora, Francia contro questo bersaglio presuntuoso. Minchia, presuntuoso solo perché c'ha in supporto l'Austria. E vabbè. Ok. Contro questo che è Mascara, dove praticamente noi se vinciamo conquistiamo tutto, sia Algeri che Orano. Abbiamo messo più riparazioni di guerra. Loro invece vogliono conquistare anche Costantina, cioè la parte no, di Algeri, che cos'è qui? No, Orano francese, Costantina francese. Algeri e Orano praticamente vorrebbero tutto se vincono loro. E in supporto c'è questa maledetta Austria. Non posso neanche più persuadere le nazioni. Mascara è proprio uno stato cliente dell'Austria, quindi proprio atteggiamento antagonista. Noi effettivamente non possiamo farci niente con questo fatto. Azioni diplomatiche, potrei migliorare le relazioni. Ma che succede? Cioè, effettivamente se io miglioro le relazioni, questo è particolare come cosa. Io ci miglioro le relazioni. È buona. Vabbè, ok. Cosa succede? Andiamo avanti, pausa. Adesso mi voglio focalizzare su questo. Così, pensare anche al mercato già diventa un po' complicato. Cioè, che noi stiamo facendo, guardiamo un attimo. Allora, questo, già subito. Allora, dove siamo? Bisogna guardare qua. E qua siamo in cerca Alsazia Lorena. Potremmo fare anche una costruzione, non si sa mai. La possiamo fare qua in Lorena. Lo facciamo in Lorena. Così ne facciamo una sola. Più metodo di produzione moschette. Attualmente non attivo. Potremmo fare fucili, che ce ne dà più 50. Adesso quanti ne abbiamo? Allora, più 30, ok, potrei anche fare così. Andiamo qua. No, bisogna andare. Che menata. Allora, qui, prezzi locali nella produzione. Oh, intanto è scoppiata la guerra. E allora, neutralità di tutte queste. Niente, i due paesi non devono trovarsi di posti in guerra. E allora mi dispiace. Alle armi. Allora, noi andiamo un attimo qua e proviamo a fare una cosa. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, una cosa alla volta, perché poi non ci capisco un cazzo. Allora, dov'è il coso delle armi? Eccolo qui. Allora, noi clicchiamo qua. E facciamo una cosa. Invece di fare allora questo, facciamo questo. Non si può fare perché la Francia ha ricercato rigatura. Ah, ok, va bene. Buona sapersi, buona sapersi. Intanto, carenza anche di artiglieria. Carenza di artiglieria, vediamo un attimo. Dove la possiamo fare? Dove si guadagna di più? Sicuramente. Dove sono anche in cerca. Vedi, 708.000 adulti lavoratori sono alla ricerca di un nuovo lavoro. E potrebbero magari in Normandia, anche in Bretagna. Me la vorrei in tutte e due. Non posso fare filtro. Porca. Allora, filtri, allora, posizione in cerca di lavoro. Però anche con anche i guadagni io li vorrei. Vabbè, ho uno o l'altro praticamente. Vabbè, 1.08, la Francia contea. Ok,
Siamo qua. Sì, ok, così abbiamo sempre qualcosa da fare. Qui, sì. E poi ancora guadagni. Un po' scarso. Anche la Sazza Lorena. Beh, perché no? Poi stiamo facendo, quindi anche qua, ecco. Qui invece purtroppo non abbiamo niente. Allora qua bisogna soltanto nuova rotta di importazione. I dazi non me ne frega niente. Vedi, ordini di vendita sono 4 ordini d'acquisto, ce ne sono 10. 10 che arrivano tutti dalla ferrovia. Perché la ferrovia? Perché la ferrovia? La ferrovia ci chiede beni consumati, legname, carbone e motori. Noi andiamo un attimo sull'edificio della ferrovia. Allora, treni sperimentali, treni a vapore, anche peggio. Giusto? Anche peggio, carboni. Ah no, no, treni a vapore che comunque non lo posso fare perché bisogna mettere vagoni ferroviari in acciaio per togliere un po' di motori. Motori meno 1,33, motori meno 1,99, quindi treni sperimentali, boom, a bestia. Mostri i valori per livello. Non me lo fa vedere. Qua, priorità di carico, meno 0 sui motori, quindi niente. Quindi niente, bisogna fare i motori. Quindi può essere utilizzato da, ma noi andiamo dai motori, andiamo sulla nuova rotta di importazione. Ecco, perfetto. Non riesce neanche più a prendere, quindi siamo in carenza. Mi dispiace. Basso tenore di vita, decisioni disponibili, basso accesso al mercato, vabbè, 94% non è. Nei Paesi Bassi francesi, dove basta ampliare, direi lo sviluppo qua, ad esempio nel porto. Tanto abbiamo fatto giusto, stiamo già facendo uno e facciamo anche questo. Siamo a 45 di cose, bisogna fare qualcosa. Beni governativi costosi, beni militari costosi. Ecco, questo non va bene, avere questi beni militari costosi. Il ferro? Beh, il ferro ci stiamo già lavorando, o no? Ordini di acquisto, di vendita. 205 da cosa? Dobbiamo prendere qualcos'altro ancora. Facciamo questo. Numero previsto di convogli, solo 5. Questo quanto ci fa? Mica, siamo a meno 29,3 di questo. Allora, meno 29,3 di quello, bisogna allora fare una cosa in maniera molto casuale. Bisogna tirare su le, allora, le amministrazioni, cavolo. Per forza le amministrazioni ci devono dare burocrazia. Dove non c'è questo, bisogna farlo. Quindi facciamo così. Allora andiamo su edifici. Andiamo sul registro edifici. Prendiamo, azzeriamo i filtri. Prendiamo le amministrazioni statali. Facciamo così. Ce le guardiamo tutte. 0 più 1, 0 più 1. Perfetto, stanno costruendo. Espandi, lo facciamo dove non c'è niente. Qui ce n'è 3, qua ce n'è 6. Qua ci sto già lavorando. Qui ce n'è 30 addirittura. Beh, però il problema è che anche qua ci vuole un po' di amministrazione, ragazzi. Quindi, qui lo costruiamo. E anche concentriamoci un attimo su, diciamo dove siamo noi. Perfetto, stop. Grazie. E poi allora, questo qua è costoso. Beh, oh cazzo che è costoso. Andiamo un po' sul mercato.
Tanto se siamo in pausa possiamo fare quello che vogliamo. Qua c'è proprio una carenza assurda, cioè. Questo è l'ordine di vendita. Acquisto, 6,41, perché siamo in guerra, siamo. Stanno richiedendo un botto. E qua possiamo fare soltanto che una nuova rotta di importazione. È l'unica. Mercato brasiliano. Bisogna lavorarci su quello. Però siamo anche a meno 44, quindi non possiamo neanche farne più di tante, eh. Però bisogna anche da qualche parte vendere. Rotte commerciali. Allora, quelle che... Ecco, purtroppo i ricavi qua praticamente non ci sono. Questo c'è un'esportazione. I ricavi. Spiegazione dei dazi, ok. Allora, adesso questo e questo ce ne togliamo dal cazzo. Bisogna fare piuttosto. Ok, siamo tornati a meno a più 0,64. Togliamo un attimo. Allora, questo qua ci serve il ferro, è chiaro. Il ferro ci serve. L'unità 110 qua. Servono. E qua forse, vabbè, qua esportiamo. Qui adesso questo qua sta per finire e quindi quanto darà? 90. Beh, 90 non è male, eh. Qua sono tanto 52, quindi questo qua possiamo anche toglierlo. E siamo intanto più a 30 nella burocrazia. Sì, stai tranquillo, che c'è una carenza, però intanto qua lavoriamo, qua lavoriamo. E poi facciamo una nuova rotta di importazione. Magari possiamo ottenerla, dico possiamo... Allora, possiamo riproporcela per il fertilizzante. Giusto perché... Ok, e poi beh, allora ne rifacciamo una per quanto riguarda l'artiglieria. Dal mercato prussiano. Per forza. Ragioniamo in questo modo, c'è carenza. C'è carenza. E se c'è carenza, bisogna spingere sull'acceleratore e rifarne un'altra dal mercato russo. Facciamo dal mercato russo, sempre dalla Prussia, magari. Proviamo. Ok. Quindi, guerra. E intanto c'è una lobby politica estera. Associazione Travancoriano-Francese, si è formata Travancore. Approva la Francia. Travancore. Dove cazzo è Travancore? Una potenza non riconosciuta, fammela vedere. Vabbè, non male. Società invece antifrancese. Questa qua è stata fatta a Mysore. Ah, ok, a Mysore così. E invece a Travancore stanno dalla Francia. E noi invece siamo qua. Bello. Stupendo. Qualcosa di stupendo. Vabbè, allora noi possiamo anche... Ah, intanto controlliamo un attimo se qua ci siamo espansi in qualche modo. Stiamo guardando i mercati, non me ne frega niente. Allora. Sì, ok, è vero. 6,70 giorni. 6,83 giorni. Potremmo avere una creazione di una colonia. Mi piace. Adesso bisogna concentrarci qua. Allora. Intanto, guardiamo una cosa. Qui, riserve auree 2,28 m. Che non è male, comunque. Eh? Non deve durare tanto questa battaglia qua. Intanto ci sono già 55 qui. Con 37 battaglioni nostri, 60 qua. 35 su 34. Questa è da seguire subito. Come prima battaglia, 99-99. Allora, l'Austria qua si butta così. E noi potremmo quasi quasi. No, quasi quasi niente perché. Perché questo c'è il Piemonte. Quindi noi non confiniamo con niente. Potremmo semplicemente fare schiera al fronte. Infatti qua non c'è un fronte. Ragazzi, il fronte è qua. Quindi
Il fronte è qua e basta. Allora, allora ce li portiamo tutti. Magari qui. Che c'è uno svantaggio. Quindi lo schiero arriverà qua, si farà tutto il viaggio. Mentre il corpo d'armata, questo qua è un'altra 60, che magari se ne sta lì bella bella in attesa. E allora qui possiamo fare che andiamo avanti e vediamo cosa succede. Allora i 60 con i nuovi 40, che però da una cosa all'altra mi sa che non gli posso dire di no. Accidenti, com'è che si fa? All'impostazione formazione permette di prestare la concessione di truppe. Vabbè, potrei anche fare già la pianificazione dell'invasione. No, perché siamo già lì. Potrei fare questo. Questa è un'altra bella cosa. O li mobilito tutti e me ne frego. E me ne frego assolutamente. Mi butto qua. E faccio l'invasione navale in questo caso. Faccio la pianificazione navale con, seleziono la flotta, chiaramente quella che ancora non c'è. Perfetto, si stanno muovendo. Intanto impianti di fertilizzanti has been built in Lorena. Stanno piano piano arrivando. Che bello con i treni arrivano con qualcosa, si preparano a viaggiare. Arrivano, sono pronti. Tanto qua si sta perdendo. Si sta perdendo. Qui stiamo vincendo, siamo però dispersi. E loro? Oh, ahia, hanno un abbaglio, quindi meglio per noi. Seguiamo. Secondo me succede un embargo prussiano, attenzione. Messo sotto embargo l'Austria, perfetto, questo mi piace. Intanto 188 convogli nemici affondati. Flotte di scorta sono riuscite ad evitare la perdita di 7 ulteriori convogli. In totale non hanno distruggere 100 convogli. Quindi? Sono riuscite ad evitare la perdita di 7 ulteriori convogli. Vabbè, ha distrutto. Perché ha distrutto, ragazzi? Perché noi avevamo messo qua, dove praticamente ci sono soltanto queste che sono austriache. Ma non c'è praticamente il nulla, cioè. Questo qua è il primo corpo d'armata. Ecco, abbiamo tutte qua. Ok, perché il nodo è quello. Perché infatti questa è una cosa un po' così. Cioè, per fare. Cioè, il nodo per fare l'invasione qua. È una cosa un po' così, effettivamente, del. Qua possiamo fare quello che vogliamo. L'intercettazione distruggi tutto. Intercettazioni coordinate. Scorta i convogli. Convogli mercantili organizzati. Attacca i convogli. Sai che potremmo farci un bel attacco ai convogli. Ecco, infatti, questo sta già facendo l'attacco ai convogli. Questo invece parite subito più 10%. Attacco della marina più 20. Proviamo. Proviamo a rompergli il culo. Scusate, ma ci vuole. Questo? No, non c'è. Che succede qua? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Qui c'è. Qui perché non c'è? Ma scusa, tutte ce l'hanno. Qui vabbè, carenza. Tanto possiamo notare. Come nello stretto così giocano e siamo a 41. Qui stiamo vincendo. Qui invece 35 di difesa, manovra sorpresa. Arma d'Africa. Sì, ho capito. Cioè praticamente sta facendo battaglia con l'arma d'Africa, quindi 37.
con una parte di questi. I dettagli non ci interessano. Andiamo avanti. 97, 99. Questo è. Se noi riusciamo però a sfondare qua e fare l'invasione, 0% di progressi. Qua è praticamente tutto. Non è che si può fare molto. Sono 96. Qui poi ritornerà un'altra battaglia, penso. Secondo corpo d'armata, cosa ci possiamo fare sul secondo corpo d'armata? Attiva uno coscritti? No. Cosa possiamo fare? Possiamo fare nella mobilitazione. Qui c'è un mantenimento, forniture extra che dà un più 10 di attacco e perdita di morale. Questo qua è interessante. Però comunque c'è un 60 contro 96, quindi effettivamente. Infatti, effettivamente è pesante, quindi questo lo potremo fare. C'è l'utilizzo, noi li stiamo facendo, forniture extra, facciamo forniture extra. Questo non lo possiamo escludere però. Ah, ok, questo è obbligatorio. Noi facciamo in più le forniture extra. Poi supplementi per recupero del morale, recupero del morale, vabbè. Sul trasporto non ce ne frega niente. Attrezzatura di supporto non ci interessa perché non siamo ancora a livelli così. Supporto medico non ci abbiamo ancora un belino. Ricognizione pure. E questo qua, velocità di formazione, velocità di mobilitazione, formazione. Ecco, questo qui sono gli effettivi. Abbiamo un morale ancora alto, abbastanza. Guarda, questi 50 qua stanno cercando di arrivare quando io potrei buttarli direttamente contro questi 96. Però io vorrei creare un altro fronte. Boh, vediamo. Mi piacerebbe avere un altro fronte lì. Affondati, stiamo affondando i nemici. Rivalità tra Russia e Austria, attenzione. Colonizzazione, rivalità tra Austria e Russia, diffusione, Gran Bretagna, ok. Allora noi ci dobbiamo inserire però in queste cose. Che cos'è questo? Garantisci l'indipendenza? Sì, ma sì. Noi bisogna inserirci in questo, migliorare le relazioni per forza. Allora, che cosa succede? Succede che gli dico che è rivale, va bene. Assolutamente. Non doveva comportarsi così, quindi io la dichiaro rivale. La confermiamo rivale, ma intanto iniziamo a migliorare tutte le relazioni possibili e immaginabili. Diritti di investimento. Ma che succede qua? Ah, questo è semplicemente ok. E gli faccio anche. Gli volevo fare l'imporre un embargo, ma no, perché è giusto. Sono sopra i mediocri. Ah, ok, perché le relazioni sono neutrali. È l'atteggiamento che è antagonista. Sì, ma io. C'è una rivalità. Ah, le parole della Chiesa. Attenzione. Eh no, fermiamoci un attimo. Il crescente prestigio e l'influenza della Chiesa ha portato a un corrispondente aumento delle fortune della causa legittimista. I nostalgici del clero cantano le lodi del re di un tempo. Ma io voglio tornare a Bonaparte, quindi. Le campane di ottone di Reims erano lucidate a specchio quella mattina. È passato molto tempo da quando si è tenuta un'incoronazione. Un tempo le campane annunciavano i giorni dei re, nominati da Dio come il gioiello splendente della sua corona. Ora solo fantasmi, ragnatele accompagnano le campane. Ma il regno di Dio è eterno ed è solo questione di tempo prima che le campane cantino per un nuovo re. La Chiesa è il fondamento su cui poggiamo.
Vabbè, uno o l'altro, io non voglio far andare troppo avanti e facciamo questo. 14:45, io voglio i bonapartismo. Ricordiamolo, rivalità tra Russia, se prendere un porto in Cina, 150 convogli nemici. Allora, quindi cosa sta succedendo qua? Perché non vanno avanti? Ah, tra l'altro io posso, molto, è molto probabile che io possa fare qualcosa qua. Posso aiutarli. Come artiglieria? No, come cavalleria. Proviamo a far così. Caserma iniziata. Tra l'altro qua la caserma sta finendo e quindi arriveranno dei rinforzi. Forza lavoro. Qui si sta vincendo assolutamente. In questo fronte. 191 convogli nemici infondati. Ce ne stiamo facendo piazza pulita. Chiesa cattolica, narrativa pia. Disattivato. Industriali. Perfetto. Diffusione. Colonizzazione. Qui ci stiamo provando. Ma non ci riusciamo. Non stiamo facendo progressi. Sai che c'è? Attenzione, c'è una prima battaglia. Battaglia navale in corso. Prima battaglia si vince. Questo va bene. Però non fa progressi. Porca vacca, non fa progressi. E io mi sa che. Mi sa che questi 60. Dove cazzo sono questi 60? Allora, io intanto devo dare il corpo d'armata. Io voglio capire. Facciamo così. Sì, anche perché qua ci sono i 60, attenzione. Questo cos'è? Proposta di accordo commerciale. Questo qua mi piace con gli Stati Uniti. Ok, allora facciamo così. Accettiamo il nostro accordo commerciale. Lobby politica estera formata, quindi leganti francesi in Svizzera. Intanto affondiamo sempre i convogli nemici, ci sono, nascono delle rivalità. Quindi 3 novembre, altri convogli nemici. E signori, noi su questo possiamo anche attenerci a finire il video e riprendiamo la prossima volta. Siamo a novembre, passato pochi mesi, e vediamo di portarla avanti. Va bene. Neanche la moto doveva passare. Niente, allora, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e quindi noi ci ribecchiamo alla prossima. Dai, ciao!